Oggi è una bellissima giornata, ho dormito così così perché c'ho ancora male, però sto un po' meglio e niente, adesso tra poco prendo il taxi perché normalmente vado in aeroporto con mezzi eccetera, però col fatto che devo riposarmi il più possibile, ho preso un taxi, vado a Linate e speriamo che la procedura sia smooth. E niente, poi si va a Budapest a farci fare probabilmente delle iniezioni di antinfiammatorio perché la vedo molto dura per domani, se no. Però ho già avvertito la dottoressa e that's it. Fatto il check-in, sono dentro al ristorante di Linate. Mi piace come hanno rifatto l'aeroporto. Eccola qua. Aspettando di mangiare, visto che ho un po' di tempo, e sto guardando LOL. In coda per il Covid test. Yep, ho fatto anche fretta per arrivare in tempo per poter fare un tampone, allucinante. Non avrei mai pensato una cosa del genere. Eccoci! Voilà! Sberbè! Fine, mi manca solo il controllo delle armi da fare. Quando vengo a Budapest, io vengo sempre. Aspetta che. Io vengo sempre in questo ostello perché si risparmia ed è in centro ed è bellissimo, pulitissimo. Quest'anno ho preso la single, l'anno scorso avevo preso addirittura la camera condivisa che però mi è andata bene perché alla fine c'era solo un signore che non rompeva le balle. Però tendenzialmente, guardate, io uso molto l'app Hostel World. Gli ostelli sono fighi, è che molto spesso no, ci sono dei misconceptions. Provate, soprattutto le capitali, trovate spesso degli ostelli molto belli, poi le recensioni vi fanno capire se è pulito, questo qua è strapulito. È un pochino ovviamente spartano, però questa qui è la singola, con il letto matrimoniale e il bagno in camera a 35-40 euro a notte, non me lo ricordo, comunque poco. Allora, sono in camera, sono passato, ho fatto il girone, 3 vittorie, 3 sconfitte. Non mi sento di dire che potevo farlo meglio, cioè sì, sicuramente potevo farlo meglio, però non ho tirato male, ero già soddisfatto questa mattina perché appunto stavo tirando bene. E poi dopo ho fatto 3 dirette, perché alle gare di scherma, di spada. Se non passi il girone, poi è un turbine allucinante. 3 dirette che ho vinto, 15-9, 15-8 e 13-12. 13-12 ho fatto un pasticcino io perché ero andato 12 a 10 di vantaggio a tipo 30 secondi alla fine e poi mi sono fatto recuperare. Lui è stato bravo, però diciamo che l'ho aiutato a essere bravo. Sono contento perché ho retto fisicamente, visto che 2 giorni fa non camminavo e oggi mi sono gestito, però ho tirato. E poi perché quelle famose sensazioni che dicevo, che sentivo che stavano tornando, insomma, stanno tornando. E quindi ho tirato anche bene e sono contento. Adesso relax. E farò molto poco perché devo riposarmi tanto, andrò a cena e poi sarò qua in camera. Però sono contento anche di essere a Budapest perché Budapest mi piace molto, anche se l'ho già vista mille volte e non potrò andare troppo in giro. Però mi piace, è un'atmosfera che mi piace. E poi niente, domani c'è un giorno di pausa, altra cosa che mi piace, soprattutto in questa situazione qui. E domenica si inizia con il main tableau. Thank you.
azzecco abbastanza con i posti per mangiare. Questa mattina ho fatto un po' di lavoro, non ho ripreso, ho lavorato a Nuova perché c'è una scadenza appena torno da Budapest e niente, adesso sono a pranzo in questo posto bellissimo, si chiama 26, che è il numero del posto, e penso sia un hotel questo quarto, no, è bellissimo, tutte queste piante. La domenica l'anno scorso mi ero occupato a cena, ma adesso sono venuto a pranzo. E c'è una cosa figa che è questo qui, il First Climate Engineering Cocktail, dove praticamente si ordina un cocktail e ti piantano un albero. E un'altra cosa figa è che ho scoperto che il posto è lo chef Francesco Pastore, quindi c'è sempre questa estetica italiana nei cibi. Però bellissimo, c'è più bisogno di posti così, secondo me ti fanno stare bene anche solo entrarci. Diciamo che per quanto me ne intenda poco, io ho notato due cose. Uno che è veramente compatto e sì forte, cioè ho visto che ti buttavi al ferro, cioè, ma ho anche pensato che magari ti avesse fatto male al dito e per quello poi eri un pochino più... Però ho notato che non ti faceva fare, nel senso che quando provavi a fare qualcosa ti prendeva al bersaglio avanzato, alla mano, insomma, ovviamente bravo, cioè niente da dire, bravo. Nel senso, botte stupide, però efficaci, e per quanto possa consolare, invece le botte che hai messo te erano tutte una più bella dell'altra, cioè erano delle bellissime botte. Eccoci qua. Ho perso, ho ancora male alla spalla perché mi ha tuonato, mi gira le palle perché le prime botte erano entrate e non so che è successo. Potrebbe anche essere un problema proprio tecnico del materiale, infatti poi ho cambiato spada, ma non si può tornare indietro nel passato. Comunque no, bravo, niente da dire. La cosa che mi ha stupito più di tutte non è la tecnica, ma è proprio la forza fisica. Non è che abbia fatto delle magie, però ha tenuto molto bene la misura, è stato bravo su quello. E niente, mi ha spaccato la mano, nel senso che mi tirava di quelle pappine che poi mi hanno fatto pensare a cosa fare per evitare il suo ferro, invece che a cosa fare per cercare di toccarlo. Però vabbè, tutta esperienza, sono sempre in salita, sempre un po' lenta, però è anche vero che questa qui era una salita, nel senso che questo era un salto molto difficile, poi in realtà quello forte ha perso, per cui comunque insomma è una gara di Coppa del Mondo GP, quindi difficile. Ora vediamo come vanno gli altri. Un attimo di pausa a Monaco e io impazzisco per i Weisswurst e scusa anche la biletta. Con un orario stranissimo, sono tipo le 3:30 pomeriggio, però non posso dire di no. Allora, i più buoni sono i granchi al pesto. Ok, allora io prendo un granchio al pesto. I granchi sono quelli più buoni, I pesto sono un po' piccanti. Io quello piccante vorrei, grazie. E scorpioni al pomodoro. Va bene.